1908, arrestato il 18-10-1943, deportato a Mauthausen nel 1944, assassinato ad Arnhem l'11 luglio 1944. Sicuramente da cittadino noi siamo onorati che la città di Pinerolo non abbia dimenticato i suoi cittadini che, come mio nonno, in un momento cruciale appunto della vita del nostro paese non restarono indifferenti a quello che stava succedendo, non accettarono di poter vivere in una dittatura, in un paese occupato, e quindi decisero di fare una scelta coraggiosa di responsabilità e di cittadinanza attiva. Quindi è una storia individuale che ha colpito la nostra famiglia. Io ovviamente non ho potuto conoscere il nonno, ma è una storia di tutti, e quindi penso che sia importante, anche attraverso questa iniziativa della Pietra d'Inciampo, poter tramandare questa esperienza e soprattutto i valori sottostanti, affinché vengano fatti propri dalle nuove generazioni. Tutto il progetto però è abbastanza lungo, perché l'importante di questo progetto è che nel percorso vengono coinvolte le scuole, quindi le giovani generazioni, che studiando la vita del soggetto a cui è dedicata la pietra, riscoprono, ristudiano, diciamo così, riportano alla memoria eventi collettivi. Il valore è quello appunto di ricordare una figura significativa della storia e della resistenza di Pinerolo, come Giuseppe Chiappero, che abbiamo già dedicato una via a Giuseppe Chiappero. La pietra d'Inciampo è qualcosa di diverso però, perché come è stato detto interrompe in qualche modo la consuetudine e richiama una memoria che è una memoria importante, perché sono donne e uomini che hanno perso la vita per lottare per ideali di libertà, di eguaglianza, ideali sociali, e quindi credo sia un momento importante perché entra nel patrimonio pubblico, fa parte del patrimonio pubblico, e la città si arricchisce di un elemento di memoria.